Ok, allora adesso abbiamo Felice Pescatore e parleremo di portfolio management. A te la parola. Grazie. Mi sentite? Sì, tutto bene? Vi ripeto di nuovo, grazie per essere qui presenti. Oggi io proseguirò un po' quelli che sono alcuni argomenti che sono già emersi stamattina per chi ha già seguito le altre conferenze, comunque gli altri speech, e in particolare cercherò di dare un'impronta un po' più pragmatica, quindi più pratica, alla gestione di quella che è portfolio management, quindi in particolare le iniziative che riguardano effettivamente l'attività aziendale per perseguire quelle che sono le strategie e gli obiettivi di business che tipicamente il management si pone, ma non soltanto il management, cercheremo di coinvolgere un po' tutta quella che è la struttura aziendale. Due parole, io mi occupo di Agile Coaching e di architettura enterprise a livello medio-grande, sono Microsoft MVP su ALM, quindi per quanto riguarda la gestione dei progetti, e attualmente sono Agile Coach in Poste Italiane sulla sede di Napoli, la sede di innovazione e ricerca. Di cosa parleremo in dettaglio? Parleremo di quello che è il concetto di visione olistica di un progetto, quindi di visione di insieme che parte appunto dagli obiettivi strategici fino ad arrivare allo sviluppo vero e proprio della soluzione e la sua messa in esercizio. Per parlare di questo accenneremo alla value innovation, quindi all'innovazione di valore, e per poi passare al portfolio e alle relative strategie di gestione. Vedremo velocemente come è possibile passare da quella che poi è la scelta strategica del portfolio alla definizione del prodotto, quindi forse qualcosa che vi è più familiare che è il product backlog, quindi come definire sostanzialmente il product backlog, almeno in prima battuta. E poi vedremo al termine alcuni, in particolare due framework che permettono di scalare l'agile, quindi applicare l'agile a livello sia program che portfolio, non soltanto a livello di team, quindi a livello di sviluppo. Partiamo con un aneddoto. Non so quanti di voi ricordano questi due personaggi, ne hanno mai sentito parlare, qualcuno sì, qualcuno no. Parliamo della gloriosa Commodore. E parliamo di un episodio che riguarda il PM, fatemi passare il termine anche se non è del tutto corretto, del progetto VIC-20, del calcolatore VIC-20, e il CEO fondatore di, e CEO fondatore di Commodore, Jack Tramiel. Sostanzialmente Tom Cheats in quel periodo cerca un software per poter lanciare il VIC-20 sul mercato e cercare di guadagnare quote di mercato. Uno dei giochi più in voga, stiamo parlando di inizio anni 80, quindi 79, 80, 81, in quel periodo è il Pac-Man, ma Commodore decide di tentare di affrontare la questione creandone un clone che si chiama Jelly Monster. Il problema è che Commodore realizza un ottimo clone che funziona decisamente bene sul VIC-20, potete immaginare l'hardware del VIC-20, insomma, era molto molto limitato, anche se particolarmente innovativo come concezione. Il problema è che Commodore non ha la licenza di vendere il clone di Pac-Man sul mercato americano, perché questa è esclusiva di Atari. Da PM, Tom Cheats va da Tramiel e gli dice: guarda, noi abbiamo realizzato il prodotto, abbiamo tutto, però sicuramente Atari ci farà causa. E Tramiel risponde: non ti preoccupare, faremo tanti di quei soldi posizionandoci sul mercato con i VIC-20 e con Jelly Monster, che quando e se Atari deciderà di farci causa, noi avremo tutti i soldi che lui ci chiederà e comunque saremo leader di mercato. Chi aveva ragione? Beh, entrambi. Atari chiaramente fa caso a Commodore, però la questione è che nel frattempo Commodore è diventato leader di mercato e quindi non ha nessun problema a pagare la somma irrilevante che chiede, irrilevante chiaramente per Commodore, ma continuare comunque le vendite di VIC-20 con le soluzioni e con i giochi alternativi. Qual è la questione? La questione è una visione olistica di quello che è lo scopo e l'attività aziendale. Ecco, possiamo dire che Tramiel aveva una visione che si racchiude in una frase abbastanza computer per le masse sostanzialmente, e aveva una visione di insieme di quella che era la strategia di aggressione del mercato da parte del Commodore, mentre Tom Cheats aveva una visione limitata, comunque ampia, ma limitata soltanto al progetto VIC-20. Quindi cercava di far funzionare bene le cose del VIC-20, ma non aveva una concezione generale di quella che era la strategia decisa da Tramiel, che era un po' il padre padrone dell'azienda, per conquistare la vetta del mercato. Quindi la questione è ragionare
da un punto di vista aziendale su una visione olistica, quindi tutto deve funzionare, deve muoversi per raggiungere l'obiettivo generale aziendale, l'obiettivo strategico, non il singolo obiettivo personale o di team. In generale, quando abbiamo una nuova idea o comunque vogliamo introdurre un nuovo prodotto sul mercato e quindi realizzarlo all'interno della nostra azienda, possiamo immaginare di avere tre macro blocchi principali che sono tre fasi successive. Quindi abbiamo l'idea, io ho una nuova idea fantastica, o nata sia da un'esigenza sia perché voglio aggredire il mercato da un punto di vista dell'innovazione, quindi mi comincio a fare tutta una serie di domande. Come potrò pagare lo sviluppo di questa nuova idea? Chi sono i clienti? Come riesco a mitigare i rischi e quant'altro? Sostanzialmente la selezione poi di queste idee porta a definire quello che in gergo tecnico o comunque nell'ambito del management agile viene definito portfolio backlog, sostanzialmente un insieme di iniziative che accompagnano gli obiettivi strategici. Successivamente abbiamo tutto quello che riguarda la gestione di N progetti, il program. Sostanzialmente, ok, ho definito l'idea, io devo attivare l'azienda affinché persegua le iniziative scelte per raggiungere gli obiettivi strategici. Chiaramente avviata l'attività di pianificazione devo realizzare il prodotto ed infine devo metterlo sul mercato. Questi nomi che vedete, queste indicazioni che vedete lateralmente ci saranno utili successivamente in funzione dei due framework at scale che andremo a vedere, perché rispecchiano praticamente uno a uno la suddivisione che questi framework fanno delle varie attività di messa in sistema di un nuovo progetto. Come dicevamo all'inizio, noi ci occuperemo della parte portfolio e inception, sostanzialmente scoperta del progetto. Vi chiedo una cortesia, se avete delle domande io preferisco che eventualmente le fate anche nel frattempo, che non arriviamo alla fine, altrimenti potremmo non avere tempo. Eventualmente tagliamo qualche slide, però fate qualche domanda che è più utile, se lo ritenete opportuno, chiaramente. Qualcuno ha mai visto questa slide o qualcosa di simile? Innovazione di valore? Perfetto. Questo è qualcosa che i due autori, Kim e Mayborn, sostanzialmente contrappongono a quella che è un po' l'idea classica di gestione di aggressione del mercato. Sostanzialmente loro ipotizzano che posso stare sul mercato in due modi differenti, quasi agli antitopi, quasi ai due estremi opposti, anche se poi la realtà è un po' più sfumata, e li identificano come Red Ocean e Blue Ocean. Nel caso della Red Ocean io ho sostanzialmente una quota di mercato che devo mantenere, ho un prodotto già in esercizio, ho un qualcosa, io sono già presente su quel mercato e quindi devo, queste tre voci si utilizzano nella sua parola, devo rendere efficiente la mia permanenza sul mercato legandola anche possibilmente all'efficacia rispetto a quella che è la necessità dei clienti. Nel caso del Blue Ocean cerco di entrare o addirittura creare un nuovo mercato, quindi di stimolare l'interesse di nuovi clienti. In particolare, ad esempio, la differenza sostanziale è che nel primo caso mi trovo a competere in un mercato molto affollato, quindi devo abbassare i costi, quindi differenziarmi per costi e differenziazione di prodotto. Nell'altro invece probabilmente ho dei competitor che sono rilevanti, probabilmente non ce l'ho, quindi il mio obiettivo è quello di rendere, di non abbracciare la competizione, ma di sostanzialmente di annullarla, comunque perseguendo la differenziazione e il basso costo. Attenzione, nel primo caso io ho un approccio che mi consente di massimizzare l'uno o l'altro, nel secondo cerco di massimizzare entrambi. Una sintesi molto interessante di quello che è l'argomento di cui stiamo parlando è rappresentata sotto forma di cerchi concentrici in cui troviamo appunto quello che dicevamo, il portfolio, il program e il project. In questa figura, che è interessante, però spenderemo troppo tempo a descrivere in dettaglio, ho cercato di inserirvi anche dei commenti nelle slide e poi gli organizzatori li metteranno a disposizione. Sostanzialmente vedete, abbiamo gli artefatti, i ruoli, le cerimonie, le metriche e
governance point, punti di verifica. Sostanzialmente questi elementi si ripetono con differente granularità a secondo che io parti dal program level, scendo al dal portfolio level, scendo al program level e arrivi al team level. Chiaramente per molti è molto più comune parlare del livello centrale, che sostanzialmente è, vedetelo come Scrum, quindi le cerimonie di Scrum, i ruoli di Scrum, piuttosto che tutti gli artefatti di Scrum. Forse è meno frequente imbattersi nel cerchio più esterno, e in qualche modo la parte più interna è più o meno comune. Parliamo ad esempio della board di PO, piuttosto che del program backlog, dove confluisce poi un intero prodotto che può essere splittato su più team e quindi su più team backlog. Quindi sostanzialmente la governance di un progetto complesso di tipo enterprise che attraversa comunque più aspetti dell'azienda o anche fornitori esterni. Sia questa immagine che l'immagine che vi ho rappresentato prima sposano uno a uno quello che è un po' il framework SAFe di Leffingwell, forse qualcuno l'avrà sentito parlare. Diciamo che la similitudine non è voluta, anche se poi sostanzialmente si arriva a una big picture generale che vedremo successivamente. La questione qual è? È che tipicamente io, ragionando in termini di business e di attività operative, io ho ben definito tipicamente un primo quadrante che è il portfolio management. Qui troviamo la board aziendale, immaginate il CTO, il CEO, comunque gli investitori e quant'altro, che decidono quella che è la strategia dell'azienda e cosa l'azienda deve fare per garantirsi una permanenza sul mercato. Abbiamo la parte più operativa, abbiamo tipicamente, non so, lo Scrum Master, il team di sviluppo, DevOps, tutto quello che volete, e abbiamo la figura di interconnessione, maggiore il Product Owner o il Product Manager o Program Manager, che sostanzialmente collega l'aspetto più manageriale con l'aspetto più operativo. Abbiamo però un quarto quadrante, che in questo caso non è coperto, che è quello olistico. Sostanzialmente c'è qualcuno in azienda che è in grado di avere sia una visione alta business e una visione estremamente operativa? Chiaramente la domanda che si coniuga a questa è: serve avere questa figura? La risposta è: non è una figura, non esiste una sola persona o un solo ruolo che può assumere quella posizione, bensì è un insieme, un corretto flusso informativo che deve attraversare tutti gli asset aziendali. Se tentiamo di esploderla, potremmo vedere come un quadrato abbastanza ampio in questo caso, dove sugli angoli abbiamo riportato quelle che sono delle attività o comunque delle practice da mettere in atto, quindi una visione condivisa, dei goal soprattutto condivisi, un linguaggio comune e una comprensione di quello che è l'azienda, quindi il contesto in cui si opera. Attenzione, Dio Brando stamattina ha accennato proprio a questo per chi ha seguito il talk. Non parliamo di un linguaggio unico, nel senso che tutti devono parlare la stessa lingua, ma ogni singolo ruolo all'interno dell'azienda deve avere sostanzialmente la bravura di parlare verso l'esterno, comunque verso il cliente, verso l'alto, con il corretto linguaggio, e verso la parte più bassa con lo specifico linguaggio e correlare, come se io avessi due linguaggi e avessi un traduttore al centro. Immaginate il product owner. Il product owner tipicamente ha un linguaggio di business quando parla con il cliente, perché il cliente non parla da un punto di vista tecnico, ha un linguaggio un po' più tecnico, possibilmente abbastanza più tecnico quando parla con il team. In realtà è come se lui facesse da traduttore, perché quello che è il linguaggio del business viene poi traslato in un linguaggio tecnico e viceversa. Chiaramente qui aggiungiamo un livello di business, che è quello del portfolio, in cui siamo a livelli ancora più alti. Quello che è importante spesso sono elementi come la ROI, il revenue o comunque il fatturato, i margini economici e quant'altro. All'interno del quadrato troviamo un cerchio che, vedete, raccoglie i tre ruoli che abbiamo visto prima in un contesto che è sicuramente complesso, richiede collaborazione e partecipazione e possibilmente richiede una struttura piatta, perché più è burocratizzata la struttura aziendale, maggiore la difficoltà di ottenere efficienza all'interno di aziende complesse. Questo manifesto, o comunque portfolio credo, è stato il risultato del Code Retreat del 2011. Sostanzialmente mette su carta sei punti condivisi
da un numero abbastanza ampio di coach a livello internazionale per creare un portfolio dinamico. Io spesso preferisco utilizzare la parola dinamica piuttosto che agile, altrimenti corriamo il rischio di confonderlo con metodologie e quant'altro, quindi dinamicità, nel senso che è un portfolio che è in grado di rispondere a quelli che sono i cambiamenti di mercato e le esigenze aziendali che nascono sia dall'interno che dall'esterno. Abbiamo appunto come primo punto, appunto, scusate il gioco di parole, come primo elemento l'ottimizzazione del portfolio da un punto di vista olistico, non da un punto di vista dipartimentale, quindi chi lavora in una grande azienda o comunque un'azienda un po' strutturata sa che tipicamente ogni dipartimento ha un budget specifico e spesso quando si cerca di quando annualmente si fa la conferenza per decidere il budget o quant'altro, ogni dipartimento cerca di avere il massimo del budget senza tener conto di quello che è l'interesse generico, l'interesse totale, complessivo, quindi olistico. Coraggio al cambiamento piuttosto che il piano. Questa terza voce è anche fondamentale, sostanzialmente io non devo pensare di limitarmi appunto a un incontro annuale per rivedere la mia strategia, perché in un anno cambiano tantissime cose, soprattutto nel mercato IT o comunque nel mercato dinamico come quello di oggi, quindi devo avere comunque la dinamicità di rivedere quelli che sono gli asset che accompagnano la mia strategia al fine di non ritrovarmi dopo un anno, quindi al meeting successivo con degli obiettivi che non sono in linea sul mercato. Quindi nel 2014 potrei definire delle strategie e dei prodotti annessi che nel 2015 potrebbero essere addirittura fuori mercato. Quindi aver perso un anno, aver fatto degli investimenti per un anno e accorgermene dopo un anno. Probabilmente se me ne accorgo 3 mesi dopo, sì, ho perso qualcosa, però riesco a salvare il resto. Devo rispondere alle opportunità emergenti, quindi a quello che il mercato ha deciso di chiedermi, cosa che non sapeva 3 mesi fa, oggi è nata una nuova esigenza. Esempio classico di questi giorni, i phablet, sostanzialmente. Fino a un anno e mezzo fa la stessa Apple diceva che non avrebbe mai fatto un iPhone o comunque uno smartphone con un display più grande di 4 pollici, oggi abbiamo quello da 5 e mezzo, sostanzialmente il Plus, quindi il mercato è leggermente cambiato, ma è cambiato nel giro di poco più di un anno, quindi se io avessi iniziato un anno fa a sviluppare una soluzione, un prodotto con un display non so, di 3 pollici, probabilmente oggi sarei fuori mercato e accorgermi dopo un anno. Insomma, non è proprio indolore. Massimizzare il valore, questo è abbastanza banale, e avere una collaborazione interna, che dicevamo prima, quindi un approccio olistico anche dei ruoli e delle figure, piuttosto che avere qualcuno che mi dà dei comandi. Questo è abbastanza scontato per chi lavora con metodologie agile, che tipicamente favoriscono la collaborazione all'interno dei team, piuttosto, quindi leader servente, sostanzialmente sarà il leader, piuttosto che un partner tipo command and control. Questa ve la risparmio, sono dei principi che troverete. Chiaramente è fatto, vedetela così, questo è in pratica il duale rispetto al manifesto agile, quindi con i valori. Questi sono i principi, quindi il duale dei principi agile, per quanto riguarda la gestione del portfolio. Ok, detto questo, panoramica, cerchiamo di vedere come effettivamente possiamo approcciare alla gestione e all'organizzazione di un portfolio. Questa slide, queste immagini che sono molto, molto rappresentative vengono da un testo di Rubin che trovate indicato alla fine. Che cosa suggerisce? Suggerisce che per il planning del portfolio, il grooming, quindi planning, organizzazione, revisione, intendetelo un po' come volete perché questo deriva essenzialmente da un ambito più sanitario che del software in inglese, avete sostanzialmente 4 elementi primari che sono i partecipanti, vedete, sono gli stakeholder interni, sostanzialmente quelli che finanziano internamente il progetto, quelli che l'approvano, gli sponsor aziendali, avete i product owner, il chief product owner, la board, dipende da come l'azienda è organizzata, potrebbe esserci anche soltanto uno, ma in aziende abbastanza strutturate, grandi e difficili, e other, perché potrebbe partecipare anche, non so, il chief architect, piuttosto che l'esperto di chief architect, ad esempio, perché potrei dover scegliere un nuovo progetto e quindi dovrei capire se l'architettura prevista per quel progetto è in linea e non mi costa troppo di sviluppare qualcosa, insomma tutte le figure che possono dare un contributo in questa fase. Come input ho nuovi dati, quindi il mercato mi dà dei nuovi dati di input da analizzare, delle nuove metriche, quello che volete per nuovi prodotti, e ho un secondo gruppo che riguarda invece i prodotti che io ho già in essere. Quindi voi avete un prodotto sul mercato e raccogliete informazioni rispetto a quello che è il gradimento dei vostri clienti rispetto al prodotto.
ho il mio bel portfolio. A questo punto, utilizzando gli input sia di data che di nuovi prodotti all'interno della mia, del mio meeting, diciamo così, posso fare che cosa? Strutturare un portfolio al mio inizialmente. Tenete presente, questo non avviene una volta, questo avviene ciclicamente, va continuamente rivisto appena gli input cambiano. Quindi quando ho motivo di effettuare una revisione di quelle che sono le mie impostazioni, io cambio. Non è un qualcosa che viene affisso al muro e resta lì per un anno in attesa del nuovo planning. Che cosa faccio? Seleziono il mio prodotto e lo inserisco nel backlog, lo estraggo per analizzarlo, lo analizzo, decido se è il caso di realizzarlo o meno, lo realizzo. Quindi dagli input, dai partecipanti e da una gestione del portfolio planning posso ottenere, quindi effetto del portfolio planning, posso ottenere degli output che è il mio portfolio, portfolio backlog priorizzato, e poi c'è una seconda categoria che riguarda i prodotti in process. Vedremo che cosa, meglio che cosa significa. Come faccio questo? Attraverso una strategia che consta di quattro fasi, che è lo scheduling, l'in process, la gestione dell'in process, la gestione dell'inflow, cioè quello che metto in sviluppo, in realizzazione, e la gestione degli inflow e degli outflow, sostanzialmente quello che poi decido non essere più allineato. Torniamo un attimo al discorso che abbiamo visto prima, quindi Red Ocean e Blue Ocean. Red Ocean che riguarda i prodotti in essere, quindi io già sono sul mercato e devo capire dove siamo, e Blue Ocean dove vogliamo andare. Classiche frasi. A qualcuno di voi questi due strumenti probabilmente dirà qualcosa, quindi il Business Model Canvas e Lean Canvas. Non so se qualcuno di voi li ha utilizzati. Non entro nelle differenze, le differenze sono sottili, quindi richiederebbero forse probabilmente sicuramente più di un workshop per spiegarle, però diciamo così che il Business Model Canvas è inquadrato nel Red Ocean soprattutto perché è più utile per analizzare lo stato corrente da un punto di vista, parliamo sempre da un punto di vista del business, non parliamo da un punto di vista operativo di realizzazione, è più utile per effettuare una fotografia delle SIS degli attuali prodotti. Il Lean Canvas risulta più utile quando siamo nella fase di startup di un nuovo progetto, quindi quando devo scoprire, quando l'incertezza e il rischio legata al nuovo progetto è molto alta. Ok. La nostra strategia di gestione si basa su delle attività di scheduling, sull'inflow, quindi su quello che io posso ottenere analizzando i dati di input, sul portfolio backlog che va, su cui elaboro, attenzione, tutte queste azioni ricadono su quella che è l'organizzazione del portfolio backlog, e l'outflow che è sostanzialmente quello che io decido di mettere in produzione rispetto a quelle che sono le scelte strategiche. Sotto ho un aspetto che viene definito in process, che è marginal economics. Sostanzialmente andiamo a decidere se quello che attualmente sto facendo ha motivo di continuare a essere sviluppato, se devo abortire il progetto. In generale, come faccio io a valutare? La cosa fondamentale per valutare quelli che sono i segnali di mercato è avere delle metriche o dei KPI indicativi che devono essere costanti sui vari progetti affinché io possa prendere delle decisioni ponderate. Non posso ad ogni azione di valutazione del portfolio backlog crearmi nuove metriche, ma quelle metriche devono sostanzialmente essere costanti e devono essere indicative di quella che è di quello che significa valore per l'azienda stessa. Se sono un'azienda che sta sul mercato e persegue il profitto, chiaramente tra queste metriche ci sarà, dico così per semplificare, non tanto il fatturato, ma il ROI relativo, o comunque quello che è la revenue che ottengo dalla vendita dei prodotti. Se ad esempio sono un'azienda che persegue finalità sociali, quindi non so, una Onlus o quant'altro, realizza delle soluzioni IT in questo caso, potrei avere come KPI, ad esempio, la soddisfazione o comunque il miglioramento del benessere delle persone verso cui statutariamente io mi rivolgo. Le metriche, attenzione, non devono inseguire la precisione, ma l'accuratezza. Questo perché essere precisi, quindi ad esempio indicare con precisione una data di rilascio del mio prodotto, rilascio
prodotto il 25 settembre 2015, soprattutto in fase iniziale di progetto, è un dato che difficilmente può corrispondere a verità o difficilmente riuscite a mantenere, quindi mette l'azienda in una situazione molto difficile rispetto allo stakeholder. Quello che invece bisogna perseguire è l'accuratezza, poi vedremo il concetto di conto anche di incertezza, che sostanzialmente mi consente di individuare, in questo caso, in questo esempio, un periodo plausibile di tempo che poi va rifinito man mano che il progetto evolve. Ad esempio, potrebbe essere plausibile inizialmente dire che la prima release della soluzione verrà rilasciata ufficialmente nel terzo trimestre del 2015. Questa data successivamente viene rifinita, abbassando il cono di incertezza, vedremo tra poco, man mano che proseguo nel progetto, e quindi ho più consapevolezza del progetto, sia da un punto di vista dell'avanzamento dei lavori, sia di quelle che sono le difficoltà annesse. Infine, questo ultimo, infine, insomma, diciamo, particolarmente rilevante, questo ultimo parametro, che è il cost of delay, che è tipicamente un parametro non difficilmente viene tenuto in considerazione, ma rappresenta sostanzialmente quanto l'azienda perde nel ritardare l'immissione sul mercato di un nuovo progetto. Quindi, se io al tempo T ho un guadagno di 10.000 euro, il cost of delay, ad esempio, potrebbe essere al tempo T1, dopo due mesi, che il guadagno di 10.000 euro si abbassa a 5.000 euro, perché io spendo, ho un costo di ritardo del rilascio di 5.000 euro. Vediamo nel dettaglio. Facciamo questo esempio. Due progetti A e B, entrambi da 100.000 euro di investimento, un ROI del 20%, tempo di realizzazione 6 mesi. Così, avendo soltanto queste informazioni e sapendo che io posso avviare soltanto uno dei due progetti all'inizio, non posso avviarli in modo parallelo, probabilmente direi ok, avviamo il progetto A perché ho un ROI maggiore sul progetto, 20.000, invece di 15.000 a parità di investimento e a parità di tempo di sviluppo. Se aggiungiamo però un altro fattore, che è il cost of delay, il COD, vedete, probabilmente la situazione cambia, perché se io avvio il primo progetto, ho sì 20.000 euro, 20%, però il ritardo sul secondo progetto di un mese mi causa una perdita di 20.000 euro. Sostanzialmente io perderò 5.000 euro sul secondo progetto. Spiego meglio. Quindi, se a T0 avvio il progetto A, ho una revenue di 20.000, avviando il progetto B perdo 5.000, avrò un totale di 15.000 e probabilmente non vale neanche la pena avviare il progetto B, perché è il progetto già in perdita. Se avvio invece il progetto B, ho 15.000 euro, quindi 15%, sul progetto A, perdo 5.000 euro, un totale di 30.000. Ripeto, probabilmente non avrebbe senso avviare il progetto, a T0, c'è un errore nella slide, a T0. Domande su questo? Qualcuno di voi utilizza? Sì, prego. No, conviene avviare in questo caso il progetto che mi minimizza la perdita sostanzialmente. Vedi, non è il più alto, perché il più alto sarebbe questo, progetto A, 20.000, però potendole avviare a distanza soltanto di un mese, non in parallelo, io perderei sul progetto B 20.000 euro. Andrei in perdita a meno 5.000, quindi avrei 15.000 di totale. Ragionando invece sul progetto B, 15.000, è vero che perdo 5.000 sul progetto A, ma in totale ne ho 30.000. Nel primo caso, se avvio quello con il ROI più alto, sostanzialmente il progetto B non ha senso, perché vado già in perdita di meno 5.000. Il problema di questo fattore, del cost of delay, è che è molto difficile da calcolare. Giustamente, ok, le parole sono belle, gli schemini sono belli, ma effettivamente come posso io avere una stima di questo cost of delay? Beh, ci sono delle possibilità. Tipicamente il cost of delay è basato su tre KPI principali, che sono il valore dell'utente, il time value e il risk value. Anche questi a loro volta sono molto difficili da calcolare, come ben sapete. Si può fare però una... Parlavamo prima di stima e precisione. L'importante in questa fase, che siamo all'avvio di un progetto, è avere una stima. Quindi noi potremmo... Un'alternativa è quello di avere dei profili di riferimento, che sono più semplici da utilizzare. Nel senso che, inquadrando il progetto in uno di questi profili,
io posso decidere come priorizzarli. Ad esempio, ho un profilo lineare in cui il cost of delay è lineare, quindi cresce in modo lineare rispetto al tempo, ma ho ad esempio un progetto che devo fare assolutamente adesso, perché altrimenti ho tutto il costo concentrato già all'inizio e poi che cresce linearmente. Attenzione a questo, che è intangibile, sostanzialmente, però qui si nasconde il debito tecnico. In questo caso c'è un'azienda che non gestisce bene quello che è il debito tecnico, che a un certo punto raggiunge il punto di massa critica e fa scoppiare il progetto. Chiaramente io parlo di un'analisi che riguarda una prima organizzazione del product backlog. Man mano che vado avanti, io posso rivedere le mie stime e correggere anche quello che è la mia percezione del cost of delay. Vediamo un'ipotesi invece di calcolo, anche se approssimativo, del cost of delay. Che cosa accade quando ho, lo dicevamo prima, ho un costo del un COD simile, ho un tempo di sviluppo differente, parto col progetto che mi richiede minor tempo. Viceversa, ho un COD differente, ho un tempo di sviluppo simile, esattamente il caso di prima, parto col progetto che ha il COD più alto. Ho un terzo caso, che è quello ancora più complicato. Ho entrambi i valori significativamente differenti. Cosa faccio? L'idea è quella di fare un calcolo pesato del COD. Quindi che cosa faccio? Partendo sempre dal presupposto che conviene comunque tentare di sviluppare prima i progetti che hanno un COD maggiore, lo leggo però, in questo caso, scusatemi, alla dimensione del progetto, all'effort annesso. Questo perché? Perché se ho un progetto che richiede 2 anni di sviluppo, per forza di cose le mie stime sono decisamente imprecise. Se ho un progetto che richiede 2 mesi di sviluppo, le mie stime sono sicuramente più precise. O almeno si spera. Come vedete, qui c'è un esempio in cui ho, sono riportate delle feature, vabbè, è uguale, ho user value 3, time critical 13 e 8, quindi la somma, vado a sommare i tre valori che dicevamo prima, scusatemi, torno alla slide di prima, questi tre valori, quindi questi tre KPI, e quindi abbiamo 3, 13, 8, quindi 24, 16, 18. Se io non tenessi conto del job size o del COD sostanzialmente, per quanto l'agile ci ha insegnato a fare, quindi a ragionare in termini di valore del prodotto, io sarei tentato ad avviare la B, perché è quello che dà maggior valore al mio prodotto. Invece, per un'animazione una volta, quello che a me conviene avviare in questo caso è la A, perché massimizza la relazione tra cost of delay e tempo. E tempo è o effort di realizzazione. Quindi tentare sempre di realizzare prima il progetto che ha il maggior cost of delay, quindi il maggior costo di ritardo rispetto alle emissioni sul mercato. Nel momento in cui io ho delle assolute incertezze sia sul cost of delay sia sui tempi, a questo annetto il valore di realizzazione, l'effort di realizzazione stimato. Il loro rapporto, dal loro rapporto ottengo il valore WSJF e sostanzialmente prendo in generale quello che è maggiore, perché, ripeto, la stima fatta su un progetto di breve durata è sicuramente più accurata di una stima fatta su un progetto di 2 anni o comunque di medio e lungo termine. Qui torniamo sul discorso della stima e accuratezza. Sostanzialmente io raggiungo un livello per cui ho una buona accuratezza della stima, ma il tentativo di raggiungere la precisione porta soltanto a uno spreco di tempo e chiaramente denaro per l'azienda. Interessante, non so se qualcuno conosce il cono di incertezza, le teorie annesse o quant'altro, in particolare Mike Cohn l'ha ripreso un po' di anni fa, e sostanzialmente questa è realizzata una varianza su base statistica di quella che è l'indeterminazione di un progetto all'avvio finché raggiunge il suo termine. All'inizio ho una grandissima incertezza che diminuisce man mano che proseguo con lo sviluppo del progetto. Per questo, su 2 anni, io sicuramente partirò da qua, e per raggiungere una media conoscenza del progetto probabilmente impiegherò quasi il 50% del tempo.
su un progetto di 2 mesi, chiaramente è sempre il 50%, ma si tratta di 1 mese e non di 1 anno, quindi gli impatti possono essere sono decisamente differenti. Un modo per accompagnare il discorso dell'accuratezza e non della precisione è quello di utilizzare, gli americani sono molto fantasiosi in questi, le dimensioni delle magliette, quindi le taglie delle magliette, associare un range significativo per singola azienda, chiaramente dipende dal contesto, di spesa, di effort dell'intervento, e priorizzare e assegnare ogni progetto alla singola taglia, in modo tale che questo mi consente poi all'interno del product backlog, forse siete più pratici con gli story point o gli idea day siete più pratici su cosa è questo, perfetto. Ok, sono gli story point meno granulari, mettiamolo così, di più alto livello. Sostanzialmente mi permettono di dire ok, attenzione, probabilmente su questo ho minore incertezza, lo porto su come progetto che probabilmente mi conviene realizzare prima, su questo c'è ancora tantissima incertezza, mi conviene continuare a ragionarci sopra e averlo basso nel product backlog. Io non so come gestire le feature ad esempio all'interno di un product backlog o quant'altro, però tipicamente più sale la feature o la user story all'interno del product backlog, più è raffinata e più ho informazioni su di essa. Invece avete sotto quelle che sostanzialmente hanno un'alta incertezza e che possono eventualmente essere tolte laddove al meeting, quindi alla sprint review o comunque quando fate il rilascio del PSI, deve far posto a nuove richieste da parte del cliente, perché quella è sostanzialmente diventata inutile. Ma ripeto, esattamente come per gli story point, come per il product backlog, sono misure o ipotesi di misure che possono essere variate o possono essere scelte in base a quelle che sono le esigenze dell'azienda, quindi non c'è nessun obbligo, se queste potete definire quello che più ritenete opportuno. Ok, quali sono gli elementi che permettono di maneggiare agevolmente, maneggiare in un certo modo le informazioni che mi vengono dall'esterno, quindi quello che il mondo esterno mi comunica rispetto alle mie iniziative, al mio prodotto, legandolo eventualmente e possibilmente anche a quelli che sono gli stimoli interni. Fondamentalmente ho un filtro, questa è una cosa molto interessante, perché quando avete due nuovi prodotti che volete inserire nel vostro portfolio backlog o iniziative che volete inserire nel vostro portfolio backlog e dovete velocemente scegliere tra l'uno e l'altro o tra N, conviene sostanzialmente settare una leva economica e dire ok, tutto quello che da una prima analisi, non parliamo di, giusto una precisazione, non parliamo di analisi big up front, sostanzialmente è sempre un'analisi leggera, quindi non parliamo di un'analisi che dura 6 mesi, parliamo di un'analisi che dura ragionevolmente qualche settimana al massimo per grandi progetti, altrimenti torneremo in un approccio planning based che è differente da questo. Setto una leva economica per dire tutti i progetti che da una stima hanno un potenziale del ritorno di investimento di, non so, superiore a 100.000 euro possono entrare nel mio portfolio backlog, tutti quelli che sono sotto li escludo a priori. È un po' drastico, probabilmente sì, però mi serve perché quando ho un ampio flusso di prodotti, di richieste, non posso perdere troppo tempo a fare delle analisi minuziose. Se un progetto è borderline, scartatelo. Perché probabilmente il fatto che dovete dedicarci tanto tempo per capire se vale la pena farlo è indicativo del fatto che non vale la pena farlo. Il rate di arrivo, sostanzialmente la frequenza di arrivo, bisogna sempre essere attenti a bilanciare quelle che sono le nuove iniziative che inseriscono nel portfolio e quelle che decido di mettere in atto all'interno dell'asset aziendale. Questo mi serve per avere una struttura efficiente, quindi che in qualche modo massimizza il valore che io riesco a ottenere, vedremo in dettaglio dopo, essere in grado di catturare le opportunità emergenti avendo appunto una corretta gestione del portfolio backlog e potendo togliere delle iniziative da backlog senza forti ripercussioni, e infine favorire sempre lo sviluppo e l'approccio che promuove le release minime, quindi l'MMP, piuttosto che le big release. Sostanzialmente se ho un prodotto che dura 2 anni è preferibile tentare di rilasciare release incrementali sul mercato ai miei clienti piuttosto che pretendere di rilasciare un'unica release a fine dei 2 anni, perché perdo feedback, perdo informazioni,
Presidente Waterfall, sì. Faccio un esempio, almeno questo mi è permesso dagli organizzatori. Microsoft utilizza questo approccio con Visual Studio Online, quindi con la versione cloud di TFS. Chi lo utilizza sa che ogni bimestre viene tipicamente rilasciato un nuovo set minimale di funzionalità aggiunte e lavora proprio con questo obiettivo. Cioè, scusate, lavora proprio in questo modo, con questo obiettivo. Eccoci, quindi ritorniamo un attimino in dettaglio. Il filtro economico mi serve per decidere go, non go. Quindi, ok, questo prodotto, questa iniziativa rientra nella mia strategia aziendale, lo metto dentro, questo non rientra, lo metto fuori, punto. Ci perdo tempo. Il filtro economico si lega chiaramente al flusso di nuovi prodotti, nuove iniziative che voglio inserire nel portfolio backlog. Questo apre poi la discussione, un elemento che vedremo, riguarda appunto l'efficacia dell'azione aziendale, che non è la ricerca esasperata dell'efficienza. C'è una linea sottile che vedremo tra poco. L'altro aspetto è catturare le nuove opportunità, quindi ho un portfolio backlog organizzato in modo tale che posso togliere nuovi elementi, posso togliere iniziative e aggiungere nuovi elementi. Questo perché nel caso del Blue Ocean che vedevamo prima, ritardare l'inserimento nel portfolio backlog di nuove iniziative, quindi ignorarlo o comunque ritardarle, significa diminuirne drasticamente il valore. Lo stesso discorso, se ho un approccio MMP sui prodotti, potrei in teoria dire ok, vabbè, mi avevi chiesto 20 feature per questo prodotto, siamo arrivati a 10, probabilmente le altre sono marginali, comunque anche tu mi stai dicendo che non ti interessano tanto o comunque le possiamo ritardare, nel frattempo mi posso dedicare anche ad altro. Come porto, come scelgo le mie iniziative? Ecco, questo è l'elemento che vi dicevo prima, quindi non ricercare la massima efficienza organizzativa della singola persona che avete all'interno della vostra azienda, non è quello l'obiettivo, vediamo un esempio tra poco, l'obiettivo è quello che l'azienda deve produrre nel complessivo il maggior valore possibile, sono due livelli leggermente differenti, questo chiaramente non significa che in azienda ci deve essere chi si gira i pollici e chi lavora per due, però è leggermente differente. Avere un limite sul work in progress, quindi decidere quando io non posso estrarre ulteriori iniziative, non posso avviare ulteriori prodotti perché non sono pronto, non ho sostanzialmente un team da dedicargli in modo completo, ma ho soltanto elementi parziali. Quindi non ha senso avviare un prodotto, soprattutto ragionando in termini agile, tipicamente noi ragioniamo in funzione di team, quindi di un team completo. Se abbiamo Scrum, abbiamo un Product Owner, lo Scrum Master e il team di sviluppo. Se manca uno di questi elementi, non ha senso avviare un nuovo prodotto. Perché? Perché il tempo che io poi impiego per allineare le nuove figure che andrò a inserire, che prima erano assenti, e la complessità è superiore al tempo e al valore che ho risparmiato avviandole prima. Volevo farvi ragionare evidenziare la questione che dicevamo prima, aumentare l'efficacia del valore prodotto rispetto all'efficienza. L'esempio più palese, più bello che mi è capitato di incontrare è questo della corsa staffetta. Chiaramente nella corsa staffetta non interessa che ogni corridore raggiunga la meta, cioè non è che se ho quattro corridori tutti e quattro devono raggiungere la meta, quello che mi interessa è che l'ultimo corridore arrivi per primo al traguardo, la meta, al traguardo. Quindi gli altri tre probabilmente si fermeranno, quindi l'obiettivo non è quello di avere i quattro corridori tutti e quattro che arrivano sul traguardo, ma è arrivare per primi sul traguardo, quindi raggiungere l'obiettivo di valore, che è leggermente differente. Chiaramente questo all'interno di un aspetto organizzazione aziendale significa tante cose, tutte e niente, ma tante cose significa non comunque creare un ambiente in cui il lavoro sia a misura d'uomo, quindi spesso si utilizza il termine di raggiungere una pace sostenibile sull'ambiente di lavoro, quindi non sovraccaricare le persone più del dovuto, ma comunque farli lavorare in un ambiente confortevole, perché sicuramente se le persone sono sovraccaricate per un periodo troppo lungo, può anche verificarsi uno slot in cui c'è la necessità di fare delle attività extra perché c'è un'emergenza e quant'altro, però l'emergenza di per sé
è limitato nel tempo, altrimenti non è un'emergenza. L'emergenza, cioè, quanto è limitato nel tempo. Se una persona viene sovraccaricata per un tempo eccessivamente lungo, sicuramente la qualità del prodotto ne risentirà, il lavoro, la persona sarà stressata, stanca, tutto quello che volete, perderà smalto e il prodotto che otterremo sarà sicuramente di bassa qualità, perché la persona che comunque deve realizzare quel prodotto comincerà a scegliere vie alternative piuttosto che realizzare qualitativamente quello che è stato richiesto. Abbiamo un quarto insieme da affrontare. Scusate, quanto ho ancora tempo? Sì. Ah, ok. Abbiamo un quarto insieme che riguarda invece i prodotti già in essere, vedete? E qui vi racconto una cosa che mi è capitata, mi stava per capitare sostanzialmente, sempre nell'attività di coaching. Sostanzialmente l'azienda, il product area di questa azienda, a un certo punto ci chiama, mi chiama in particolare, dice: guarda, il progetto non ha più senso che venga sviluppato. Sono state riviste le stime, le revenue del progetto non sono sufficienti a garantire il proseguimento del progetto, perché anche se lo mettiamo sul mercato, il costo del progetto è estremamente superiore a quello che possiamo guadagnare. Che cosa significa con questo? Significa che, lo diceva anche zio Brando stamattina, non è detto, non bisogna nascondersi dietro al fatto che ho già speso 1 milione di euro di investimento su un prodotto, per questo, piuttosto che dire che ho fallito, ne spendo altri 5. Ne spendo altri 10, se già so che quel prodotto sostanzialmente non lo utilizzerà mai nessuno. Cioè, ho buttato già 1 milione, perché buttarne altri 5 se mi sono accorto che quel progetto è inutile? Spesso accade perché il manager d'area, il responsabile non hanno il coraggio, comunque non hanno la forza di dire al board, al CEO, quant'altro, dice: guarda, abbiamo buttato 1 milione, e dice: no, andiamo avanti, abbiamo fatto dei ritardi, però alla fine arriverà sul... Immaginate, non so, qualsiasi dispositivo oggi, mobile o quant'altro, se subisce un ritardo di 4 anni sul mercato è praticamente inutile. Immaginate, buttare milioni e milioni di investimenti in questo prodotto, alla fine si arriva a un prodotto che non serve a niente, che vi è messo nel cassetto. Quindi l'idea è: ok, ho un prodotto, cadenzialmente l'investimento è verificato, sì, continuo l'attività. No, ho realizzato un set minimale di funzionalità tali per cui posso comunque mettere quel prodotto sul mercato allo stato attuale? Se sì, probabilmente vale la pena di farne dei delivery. No? E qui c'è un aspetto forse meno ovvio. Sostanzialmente non è detto che io non possa trarre nulla dal fallimento di un progetto. Immaginate che fino al tempo T, all'avvio di quel progetto, l'azienda abbia utilizzato solo determinate tecnologie per lo sviluppo di soluzioni enterprise. Con quel progetto si apre un nuovo mondo, si decide di cambiare completamente tecnologie e di aggiornarsi. Immaginate che passate dal closed source a open source o cose di questo tipo. Se il know-how che io ho acquisito è comunque valido per aggredire il mercato con un prodotto, anche se con un prodotto diverso, allora faccio un più uno, giro. Dico: ok, il know-how che ho acquisito mi serve, però lo applico da qualche altra parte, perché qui non mi serve più. Chiaramente, se anche questo non è vero, termino e ho buttato 1 milione di euro. Però meglio che buttarne 5. Sì. Certo, questo è il problema, però diciamo che questo approccio, questa linea di approccio consente di applicare quello che è uno dei valori, dei 5 valori fondanti di Scrum, comunque della agile in generale, che è la trasparenza e il coraggio anche di analizzare lo stato attuale. È chiaro che non è facile fare questo, e questo è uno dei problemi. Chiaramente, io l'ho detto, il manager potrebbe non ammettere mai che il prodotto che è di sua responsabilità sia fallito, comunque che l'investimento è perso, però d'altro canto è anche vero che quando finirò il prodotto e avrò speso 5 volte il budget prefissato e non avrò una lira nero di incasso, alla fine salterò lo stesso. E trovo un altro posto di lavoro nel frattempo. Può essere, sì, è chiaro. È un problema di struttura che sta alla base. Diciamo. È un problema anche, se mi consente, anche di professionale. Perché in Italia c'è ancora la concezione del fallimento legato alla brutta figura o un qualcosa da nascondere, una vergogna. Chiaro, il fallimento non è che può essere continuo, non è che posso fare, ho 10 progetti e ne fallisco 11,
però se su 10 progetti uno va male, ci sta, insomma, posso anche accettarlo, perché nessuno è perfetto, no? Quindi è vero, è complicato, è un discorso di cultura, è un discorso difficile da mettere in pratica, e sicuramente però dipende anche da chi è sopra, perché voglio dire, il CIO di un'azienda potrebbe dirti sì, abbiamo fatto, questo lo fa insieme al CIO, abbiamo fatto una scelta, la scelta è sbagliata, abbiamo sbagliato tutti. E il CIO è uno che accetta il problema, accetta l'errore, accetta il fallimento di una strategia, di un progetto, di un'iniziativa, si fallisce tutti insieme e si riparte con un'altra cosa. Se hai un CIO che dice no, hai sbagliato tu, vai a casa, allora però non sei, in questo, non sei all'interno di questo pattern generale di applicazione, hai un discorso diverso, cioè un CIO che dice vabbè, io sono il migliore, tutti gli altri non capiscono niente, quando ho sbagliato andate a casa. Quindi chiaro, dirlo così è facile, dipende dal contesto aziendale. È vero, però ripeto, alla fine puoi aver buttato altri 5 milioni e penso che anche il CEO non sia proprio contento della soluzione. Ci avviamo alla conclusione. Guardate, abbiamo parlato del business model canvas e dell'in canvas. Da questo, qui dirò soltanto due cose, possiamo passare al product canvas, sostanzialmente identificare quella che è la vision, l'envision del prodotto, e in questo caso, oltre a quelli che sono i partecipanti tipici del livello portfolio e program, abbiamo anche il team. Possiamo parlare di prodotto. Quando si parla di prodotto, c'è il team di sviluppo, il o i team di sviluppo. Sono loro a fare tutte le pratiche che chi adotta già, l'adotta Scrum o adotta qualche altra pratica di gestione, conosce bene. Notate queste due frecce che non sono casuali, sostanzialmente non c'è un'unica direzione, ma da qui si passa al prodotto e dal prodotto si passa all'envision del business model o dell'in canvas. Sostanzialmente è sempre un continuo miglioramento di quella che è l'idea iniziale. Ok, punto. L'ultima parte permette di realizzare il product backlog. Velocemente. Abbiamo identificato alcune linee, alcune possibilità per la gestione di un portfolio dinamico. Il mercato ci viene in aiuto con due possibili framework di riferimento, che sono SAFe, se qualcuno di voi conosce questo framework, che vedete velocemente disegna esattamente i livelli aziendali di cui parlavamo, portfolio, program e team. Non entriamo nel dettaglio di SAFe perché sennò saremo qua bene 3-4 giorni come minimo. Per cosa è utile questo? Non perché lo dovete applicare, perché non facciamo un errore che l'agile, prendiamo i tool e altrimenti passiamo ai vecchi modelli. Per avere una fotografia è uno strumento di dialogo comune con il management e con gli altri settori aziendali, in cui poter identificare dove intervenire e qual è lo stato aziendale. Avete una big picture di quello che è il contesto aziendale. In particolare nel portfolio trovate tutta una serie di elementi e strategie che ci permettono di fare esattamente quello che abbiamo detto. L'envisioning, la selezione, i PSI che sono dei rilasci incrementali stabiliti, non ogni sprint ma cumulativi, insomma tutta una serie di informazioni che sono spiegate benissimo sul sito ufficiale del framework, che è tra l'altro un framework open source, molto però basato, attenzione, sul concetto di... Dove sta? Da qualche parte c'era, l'ho perso, sul concetto di certificazione. Cioè tipicamente le aziende che decidono di adottare SAFe cercano esperti certificati, il business è sulle certificazioni. Un secondo possibile framework da utilizzare è DAD. Il primo è sviluppato da Leffingwell, il secondo è sviluppato, entrambi provengono da Rational come esperienza. Da RUP, qualcosa similare a RUP, qui si intravede qualcosa tipo RUP che è l'inception, la construction e la transition. Questo framework è più adatto a una iniziativa specifica, parto dalla scoperta del progetto, la metto in produzione e la metto in sviluppo. Hanno un approccio differente, da un punto da SAFe guarda all'insieme aziendale, qui è una soluzione end-to-end più orientata al prodotto. Quindi riferimenti, Essential Scrum, obbligo a avere questa slide perché ho utilizzato le immagini, che sono molto belle, è libero e molto valido, Agile Estimation Planning di Cohen, che permette di affrontare le tematiche del planning e della stima in ambito agile, Agile Software Requirement, che è il libro di riferimento per SAFe, Reinster con Product Flow, sostanzialmente
abbraccia la teoria delle code per capire come priorizzare e come non spendere troppo effort sulla priorizzazione, che potrebbe essere inutile. Strategia Oceano Blu, Ocean, Blue Ocean, Red Ocean, e poi abbiamo Pickler, Roman Pickler e Lean Stack, che riguardano il Business Model Canvas e il Product Canvas. Insomma, tutto con una frase di Gates, che ricorda che il miglior elemento per l'apprendimento è il vostro cliente più insoddisfatto. È tutto. Se avete domande, sono a vostra disposizione. Se ci sono domande. Due sono le cose, sono stato troppo bravo o non sono stato un pessimo? Fatto durante. Ok, beh. Va bene, grazie a voi. Va bene, grazie.